Napoli, nel tuo quartier generale, il tuo regno da Verona a Roma, passando insomma per la tua patria che è Napoli, il tuo luogo insomma di nascita. Le persone già ti attendono al raduno che hai organizzato in pochissimo tempo sui social. Beh, che dire, ogni volta che vieni qui è sempre un grande successo, una vittoria, più di una vittoria rispetto insomma al talent a cui hai partecipato. Credo che sia veramente questa la vera prova di vittoria per un artista giovane come te. Diciamo che la mia vittoria è magari dopo essere uscito così all'improvviso dal programma, pensavo, capito, come è successo all'inizio, subito dopo l'uscita. Infatti ho avuto un picco proprio, poi fortunatamente grazie alle mie capacità sono riuscito a rimboccarmi le maniche, a rialzarmi e a riprendere quel poco che mi rimaneva, e da quel poco poi a creare quello che ho creato adesso. Io sono uscito da Amici, che diciamo avevo 150.000 persone che mi seguivano, ad oggi ne ho 300.000, e tutte conquistate con la musica, perché per me la musica è la cosa più importante per un cantante, penso. E niente, adesso sono qui a Napoli a rifare la stessa cosa che ho fatto l'anno scorso. È stato un mio compito che mi sono dato. Volevo vedere dopo un anno cosa riuscivo a fare. E niente, spero di beccare le stesse persone o più persone, non lo so. Sono curioso di vedere oggi cosa succede, sinceramente. Senti, insomma, così giovane ma con già tanto successo alle spalle, basti vedere insomma i risultati che stai avendo sui vari social con il tuo ultimo singolo. Quanto è importante secondo te insomma restare indipendenti, oppure ecco, visto che tu hai intrapreso un percorso molto più importante, quindi con una etichetta abbastanza forte, con un seguito molto forte, quanto è importante insomma questa esperienza per te? Se ti ha segnato ovviamente in positivo, e cosa pensi che possa darti, dove può condurti? Beh, allora, io penso che a 18 anni essere arrivato già a questo punto per me è importantissimo, cioè nel senso è sempre il sogno di ogni diciottenne, penso, ma non solo di ogni diciottenne, di ogni cantante. Io penso veramente di aver bruciato un sacco di tappe, ne sono veramente tanto contento di essere arrivato a 18 anni a questo punto. Che veramente ci sono anche magari 25 anni, 26 anni che sono al mio stesso punto. Io sono felice di esserci arrivato prima, perché così so che se mi impegno, che se continuo così, magari a 24 anni potrei essere ancora più avanti. Se no, se invece non riesco a mantenere tutto questo, a 24 posso pure andare a casa, nel senso. Senti, tu sei la prova di una Napoli bene, della Napoli bella, giovane, artistica dal punto di vista produttivo. Ripeto, qui c'è già gente che scalpita, ma questo successo insomma dai tuoi singoli, secondo te, se dovessi ascoltarli dall'esterno, quindi svestendo le vesti di artista, perché piacciono così tanto? C'è una caratteristica secondo te fondamentale, comune alle tue hit, su cosa poi tu ecco, focalizzi l'attenzione per poi rendere un brano di successo? Allora, soprattutto da Ti ho sognato, perché proprio da Ti ho sognato, una cosa che mi sono imposto io, che era un punto di partenza, cioè io da Ti ho sognato volevo, cioè adesso non sanno le fan cosa si aspettano, perché da quel momento in poi si aspetteranno, tipo, vi dico già adesso, tipo una canzone al mese che già esce, quindi le vizierò proprio a furia di canzoni, e tutte sotto chiave reggaeton. Perché mi piace far ballare la gente, perché mi piace farla divertire, farla sorridere, non facendo battute, ma proprio facendola ballare con il ritmo, anche nelle parole, capito? Il mio non spagnolo, anche se sono italiano non so niente di spagnolo, è proprio un mio modo, una mia caratteristica, capito? Che ogni tanto ci metto la parolina spagnola, perché cioè io oggi batterei proprio il muro che c'è tra il reggaeton e l'Italia, perché praticamente se tu vai su Spotify e vai a vedere pure magari nelle cartelle, non è che trovi reggaeton italiano, oppure non è che trovi il reggaeton inglese, non esiste. Trovi in Italia, trovi hit estiva, capito? Cioè non è che ti trovi reggaeton.
Mentre se tu vai a vedere su Spotify c'è il pop inglese, pop italiano, rap inglese, rap spagnolo, tranne il reggaeton che è solo per gli spagnoli. E questa cosa a me non mi piace, cioè nel senso voglio portarla pure in Italia. C'è Fred De Palma che lo sta facendo bene. E io però voglio creare proprio una sorta di movimento, infatti non voglio partire da solo, ma voglio partire proprio con una squadra di amici che lo fanno. Quindi insomma tante belle Sì. sorprese sono in arrivo, in riserbo per la tua fanbase molto attiva e colorosa. Daniel, noi ti ringraziamo per la Grazie disponibilità, ti lasciamo insomma alle tante giovani fan già presenti al raduno, che dire, in bocca al lupo, buona musica e a a te. Grazie. presto.